Wisconsin, SUV piomba sulla folla durante una parata natalizia, morti e feriti. Almeno 5 le vittime, più di 40 persone ferite, il tragico bilancio ancora provvisorio della strage avvenuta in una cittadina del Wisconsin di oltre 60.000 abitanti, dove un SUV è piombato sulla folla nel mezzo di un corteo natalizio. Identificato il presunto autore della carneficina, ora in stato di fermo, si tratterebbe del 39enne Darrell Edward Brooks Jr., un cittadino afroamericano responsabile già di una lunga lista di reati. Era stato rilasciato dal carcere 2 giorni fa dopo aver pagato una cauzione di $1.000. Il capo della polizia della città ha confermato che una persona è stata presa in custodia in relazione ai fatti, senza confermare la sua identità. Il timore è quello di un ennesimo attentato, al momento non ci sono elementi per confermarlo. Il dramma si è consumato nella notte italiana alle 16.40 di domenica pomeriggio ora locale, quando un SUV rosso, dopo aver attraversato una serie di barricate, si è lanciato nell'affollato percorso della parata che dà inizio alle festività natalizie, che è uno dei più grandi eventi nella città, travolgendo adulti e bambini. Su alcuni account social ripresi anche dalla Fox si vede lo stesso mezzo fuggire, poi scene di panico con gente che urla e scappa. Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito degli spari, colpi partiti dalla pistola di un agente indirizzata al veicolo, secondo quanto confermato dal capo della polizia.